Ciao a tutti ragazzi, io sono Simo dei Mapawe e oggi eccoci qui di nuovo su One Piece Resort Cruise, questa volta per un nuovo video sulla Buster Call. Ragazzi, questo Raid Boss penso che sia uno dei più facili attualmente disponibili sul Global, per il fatto che quando era uscito ancora non era uscito Luffy 5 Plus. Luffy 5 Plus veramente completa qualsiasi cosa, quindi non temete, potete portare un team con lui e andrà più che bene. Naturalmente potete effettuare delle sostituzioni a questo team, non è detto che dobbiate per forza portare questo, tuttavia questo diciamo che è il consigliato da me per quanto riguarda principalmente il free to play. È un team abbastanza sicuro, potete contare su un ottimo numero di HP, infatti come potete vedere come barca ho portato l'olandese volante, che non fa altro che potenziare l'attacco, non potenzierà la vostra vita. Come socket consiglio i socket del chain, almeno di livello 2, per semplificarvi leggermente alcuni passaggi di questo livello, ma per il resto è veramente molto molto facile, potete farlo anche tranquillamente senza avere particolari auto heal, cooldown eccetera. Arrivati lassù attivate Usopp, cioè infatti vi renderà debolissimi i personaggi slasher per circa 5 turni, il che è molto 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 fastidioso, quindi fate in modo di aspettare quei turni in maniera tale che si possano riprendere i vostri personaggi slasher e nel frattempo cercate di uccidere Shu utilizzando gli altri personaggi. Non portatelo sotto al 20% o richiamerà i rinforzi. Questo lo faranno quasi tutti i personaggi della Buster Call, come potete immaginare. Deve rimanere abbastanza chiara l'idea che comunque è una Buster Call, quindi i Marine continueranno ad arrivare in quasi tutti i casi. In ogni caso ho specificato, penso, quasi tutti, tutti quelli che poi richiameranno i rinforzi nel caso ci fossero problemi del tipo che li portate sotto un tot di vita eccetera. Ok, l'altro stage è Very Good, anche lui molto molto forte, nel senso che è lo stage più difficile, cioè se perderete da qualche parte perderete qui. In pratica questo stage è basato principalmente su una serie di Marine, quindi 5 Marine intorno a Very Good, che vi bloccheranno il personaggio opposto per circa 5 turni, che è veramente veramente tanto. Ora, Very Good ha altissimi turni di cooldown prima di attaccarvi, però non ha poco danno, quindi tenetelo in considerazione. Avrà circa 8000 di vita, io mi ricordo 8000, però potrebbe essere anche 10000, quindi state molto attenti, state in campana. Comunque anche lui portato sotto il 20% di vita chiamerà i rinforzi, come potete vedere, e lì è fastidioso ragazzi, però niente che non possiamo affrontare tranquillamente. Qui potete utilizzare una special di Luffy, io non l'ho fatto, però potete tranquillamente farlo e all'inizio comunque vi rendete molto più facile il processo di pulizia, diciamo, del terreno. È molto molto più facile levar via tutti i Marine. Nel caso in cui non abbiate una special di Luffy carica, allora a quel punto non vi preoccupate, una comunque tenetevela perché vi servirà fra due stage. Strawberry invece vi bloccherà un personaggio per due turni ogni due turni, quindi è anche lui abbastanza fastidioso. Utilizzate qui Usopp, avrà parecchio danno, circa 5600, vi attaccherà ogni due turni, quindi state in campana, fate attenzione. Lui invece non chiamerà rinforzi sotto il 20%, bensì vi leverà circa 10000 di danno, che molto probabilmente è anche peggio. Comunque voi non preoccupatevi, uccidete i mob che avranno pochi turni di cooldown e poi concentratevi su Strawberry e fatelo fuori, anche questo non ci metterete tantissimo tempo, ve lo assicuro. Comunque questo team, come potete vedere, funziona alla grande, potete contare su tantissimi HP e veramente andate puliti puliti. Fino ad adesso praticamente non ho subito danni o ne ho subiti veramente di irrisori o per volontà, quindi
non vi preoccupate, come potete vedere è un team veramente ben costruito. A questo punto da Onigumo utilizzate Luffy, Luffy spazza via tutto e vi fa guadagnare comunque un turno in più. Uccidetelo con calma, lui non richiamerà i mob, bensì sotto il 20% di vita vi bloccherà tre personaggi casuali per due turni, fastidiosissimo, quindi fate sì che non succeda. Dalmatian invece si renderà immune a tutti gli effetti di stato, quindi sarà impossibile utilizzare Aesop su di lui. E io qui non lo sapevo, non ci ho pensato, ma potete utilizzare Sanji e uccidete tranquillamente tutti senza doverli uccidere voi. Avranno meno di 50.000 di vita, quindi potete ucciderli senza problemi. E poi concentrarvi tranquillamente su Dalmatian, avrete un turno in più per farlo. Comunque, questo era semplicemente un consiglio dettato dall'esperienza del poi. Quindi fate sì di fare questo boss ancora più facilmente. Comunque, come potete vedere, le botte le prende abbastanza bene, quindi riuscirete ad ucciderlo senza nessun tipo di problema, ve lo assicuro. Nel caso potete tankarlo, ma non c'è nessunissimo problema. Il prossimo invece è Momonga. Momonga si dimezzerà il danno e questo sarà parecchio fastidioso per 3 turni se ogni tot turni richiamerà i marine sul terreno. Allora, io mi ricordo ogni turno, poi posso sbagliarmi, quindi ho messo ogni 2 turni. Naturalmente già dal primo turno richiamerà tutti quanti i marine, quindi questo è ancora più fastidioso. Come potete vedere dovete cercare di aspettare un attimino, colpire Momonga. Purtroppo, come potete vedere, Aesop non è utilizzabile, quindi dovete stare molto attenti. Io qui ho avuto una sfortuna nera, ha chiamato i mob e avevano tutti quanti un solo turno di cooldown, quindi potete anche pensare di effettivamente di comunque ci deve essere un errore, perché io lui l'ho spostato. Ah, ecco perché, sì. No, scusatemi, potete utilizzare Aesop, non c'è nessunissimo problema, però non da subito. Io purtroppo ho avuto sfortuna, avevano tutti un turno di cooldown e quindi mi sono beccato un chain lock su tutti praticamente. Però normalmente escono fuori con 2-3, qualcuno con un turno di cooldown, però non sicuramente tutti, come è successo a me. E vedete, ogni 2 turni richiamerà i rinforzi, quindi è un boss veramente veramente palloso. Qui potete utilizzare tutte le vostre abilità e farli fuori, così basta, non ci pensate più. Vi consiglio di uccidere prima Momonga e poi di uccidere con calma tutti i mobili laterali, è decisamente meglio come tecnica. È molto più difficile quando c'ha il danno dimezzato, però si può fare anche in quel caso. Comunque non è niente di che, ragazzi, questo boss è veramente veramente facile, uno dei raid più facili sul global. Ragazzi, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci divertiamo ad una prossima live o ad un prossimo video. Ciao a tutti.